Correva l'anno 2021, lo stesso che corre adesso, ma era l'8 luglio ed eravamo a Bormio, in Alta Valtellina. Il gruppo adulti di Azione Cattolica del territorio dava il via alla prima giornata di un percorso formativo alla quale sarebbero seguiti due altri appuntamenti, in luoghi diversi della diocesi di Como. Diremo io o noi? Questo il tema del percorso, che raccoglieva l'invito della poetessa Maria Angela Gualtieri a riconoscere nel momento attuale il tempo della cura. Adesso è forse il tempo della cura, dell'aver cura di noi, di dire noi. Un molto largo pronome in cui tenere insieme i vivi, tutti. Quelli che hanno occhi, quelli che hanno ali, quelli con le radici e con le foglie, quelli dentro i mari. E poi tutta l'acqua, averla cara, e l'aria, e più di tutto lei, la feconda, la misteriosa terra. È lì che finiremo. Cura della terra da un lato e cura dell'uomo dall'altro. Cosa fare? Come rispondere al grido della terra? In questo contesto prende forma l'incontro tra gli adulti di Azione Cattolica e una persona che ama e nutre profondo rispetto per la casa in cui vive, la propria terra, il geologo Giovanni Peretti. Da una parte, il desiderio di accogliere l'invito di Papa Francesco. Dalle mani di Dio abbiamo ricevuto un giardino. Ai nostri figli non possiamo lasciare un deserto. Dall'altra, competenze ed esperienze specifiche. Da un lato, un gruppo ecclesiale sensibile ai temi della formazione umana e cristiana. Dall'altra, un uomo consapevolmente impegnato a favore della propria casa terra. Spazio comune d'incontro, l'abitare insieme la stessa terra, con sguardo aperto e sincero, volto al futuro, ma necessariamente radicato nel passato. L'incontro si svolge in una sala antica. Sembra una conferenza all'inizio, poi diventa dialogo, che si protrae in un tempo che si dilata. Giovanni si ritrova a commentare dei passaggi dell'enciclica Laudato Si. Non basta conciliare in una via di mezzo la cura per la natura con la rendita finanziaria o la conservazione dell'ambiente con il progresso. Su questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Tra i presenti, nelle settimane successive a quell'8 luglio, alcuni si ritrovano a leggere il romanzo storico di Giovanni, Cuore nella neve, ambientato sulle montagne dell'Alta Valtellina nel secolo scorso e che scava nella storia, nelle tradizioni di questa terra, nella sua cultura e nei rapporti di vita e di amore con la natura. Tra le righe, a tratti, sembra di sentire le stesse note dell'enciclica. Nelle ultime pagine si legge: noi facciamo parte della natura, siamo inscindibilmente legati ad essa. Ogni nostro atto fa parte del tutto. Purtroppo ragioniamo convinti di essere invincibili. Pensiamo solo a stare bene, credendo che con il pensare di stare bene si stia bene veramente. Lo facciamo egoisticamente, inconsapevolmente, magari anche in gruppo, ma sempre tenendo noi stessi al centro di tutto. L'8 luglio a Bormio è avvenuto un incontro tra appartenenze diverse ma vicine. Voci assonanti hanno espresso la stessa preoccupazione, la cura per la casa di tutti, il mondo. Stabilito il contatto, la via si apre a nuove e forse più larghe e feconde collaborazioni. Attorno allo stesso tavolo
possono sedere anche altri gruppi, altre persone. Lo scambio può farsi più ricco e completo. Diremo io o noi. Per creare mentalità, fare rete, vivere insieme la comunanza di destino.